Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Niki e riprendiamo la nostra avventura con un caricamento che nella PS4 sarebbe durato almeno 10 minuti, sto esagerando però, sarebbe durato parecchio e invece eccomi qua con 500 tizi che spawnano nello stesso punto for some reason. Kif, ok non ci sei. È un'illusione. Allora, andiamo. Prima di tutto devo trovare la mia nave, che non so dove è posteggiata. Eccola. Qualcuno ha posteggiato sopra la mia nave, altre 200 navi. Scappiamo alla velocità della luce e andiamo al punto di pianeta squamoso. Mi piace che dobbiamo andare qui. Pianeta è. Dall'alto sembrava più squamoso. What? Meglio quello, penso di sì. Sono atterrato nel posto sbagliato, mi sa. Au. Vediamo che questo pianeta è senza sentinella. Siamo soli ragazzi, ci sono altri giocatori qui.
Sapevo che c'erano i coleotteri alla fine di tutto questo viaggio. Come back! Devo catturarti in qualche modo. Mi servirà per il coleottero, se riesco a catturarlo, dannazione. Prima o poi ti dovrai posare, maledetto stronzo. Vieni qui, disgraziato, ti voglio dare da mangiare. Mi dai che questi cuori finché in volo non lo posso prendere, c'ho sta impressione. Infatti ragazzi neanche me lo segno come animale. Perché è un compagno animale questo già. È di qualcuno. Infatti questo pianeta mi sembrava strano come habitat per i coleotteri. Allora, c'è una cosa che possiamo fare per vedere subito. Bruciato, pianeta metallico, questo è dove ci troviamo ora. È pianeta sporico. Vediamo di visitare i pianeti qui attorno. Certo che sei proprio un bastardone. Tra l'altro l'uovo qui non è pronto per schiudersi. Già 8 minuti, ma ma l'hanno costruito i giocatori questo oppure era già presente? Ok, facciamoci un giro nei pianeti vicini perché comunque mi servirà. Catturare un coleottero.
Vediamo com'è questo. Cazzo, ah! Mi sono andato a sfracellare. Che questo pianeta non fa per me, è troppo estremo per i miei gusti. Proviamo quello là. Che posso fare per te, my friend? Vendi cacate di un certo livello. Tiè, ti regalo questo. Ok, proseguiamo. Cerchiamo un coleottero. Per i prossimi obiettivi. Anche perché devo volarci pure per le altre cose. Devo sotterrare anche ossa. Sì, ossa antiche. Questo sistema è iper pericoloso. Incredibile. Questi sono i pianeti che detesto a livello atmosferico. Che di buono che questa astronave è veramente veloce.
Grazie, Brigida. Wow, è così rosso qui. Dove sarebbe sta reliquia che sto cercando e non trovo? Tagliamo la corda. Facciamo la Medusa Killer. Steccato di là. Non mi prenderete mai, Medusa Killer. È una creatura volante o una creatura marina quello? Un ariete. O qualcosa di simile a un ariete. Molto carino questo affare. Sei lentissimo, Inetto, non puoi scappare da me. Però ammiro il tuo tentativo idiota di fuga. Guarda, so anche camminare. Forse persino camminando riuscirei a superarti. Ok, ottimo pianeta, ma non abbastanza per i miei gusti. Andiamo. Next. Forward Operation Bay, FOB. Questa è giocata a Metal Gear. The Phantom Pain, per forza. Allora, concentriamoci sui nostri obiettivi più o meno
importanti. Allora, scopri 10 creature volanti. Ne ho scoperte 6. Se non sbaglio c'è pure quella per i pesci. C'è una foto di 10 creature terrestri. Vabbè, questa posso fare la prima e si ottiene anche l'altra. Ispezioni i campioni di sterco. Devo raccogliere merda praticamente. Esplora ambienti specifici. Raccogli tre tipi di uova, latticini selvatici, raccogli latte, fai colpo su Crono. Ah, perché devo fare la maledetta torta, sa Dio come si deve fare. Non ho mai capito la cucina in questo gioco. Ben una creatura marina, siamo a mare da quel punto di vista. Ok, proviamo questo pianeta. Per cambiare, ragazzi, tipologia di mondo, siamo andati in un pianeta bruciato, quindi un pianeta che è sostanzialmente avvolto dalle fiamme. Schiantarsi su un pianeta a quella velocità deve essere una cosa, un'esperienza unica del suo genere. Ok, per essere un pianeta bruciato è pieno d'acqua. Eccomi! Che bella vista che c'è lì. Dunque. Fa caldo, ma mi aspettavo onestamente di peggio. Probabilmente il brutto arriverà con le tempeste come sempre. C'è un tuffo in mare. Tra l'altro, la relica che avevo raccolto. Cos'era? Ah, questo qui. Pesci! Qualcosa sta volando sopra di noi. Finalmente hanno messo dei pesci che assomigliano a dei pesci e non le cose generiche che c'erano prima. La biodiversità in mare era un po' schifosa agli inizi, diciamo, dell'esplorazione marina. Una cosa che hanno migliorato in seguito, se vi ricordate, per chi si ricorda. C'erano sempre le stesse creature marine quando si andava sott'acqua. In fondo al mare. In fondo al mar.
questo dovrei trovare pure un orrore marino. Quello è più facile trovarlo però in qualche base, in qualche struttura sommersa. Così evidentemente si trovano in quei posti di merda. Che mi sta venendo in mente il fatto che ancora non sono riuscito ad espandere la base sottomarina che ho creato nella mia partita principale. Non mi ci sono dedicato tantissimo, devo ammetterlo. Principalmente perché con l'uscita di tanti giochi non so bene, non so mai come dividermi poi. Una volta, perché si ricorda magari dei tra i miei follower più datati, tenevo il sabato una sessione di No Man's Sky fissa. Sia per motivi lavorativi all'inizio, poi per motivi semplicemente di contenuti, ho dovuto tagliare quel sabato di No Man's Sky. Tendenzialmente ero perennemente in solitaria, nel senso che mi seguiva poca gente. E purtroppo No Man's Sky ha, purtroppo, sempre relativo ovviamente, ma No Man's Sky tendenzialmente viene aggiornato in modo, chiamiamolo, irregolare. Cioè ha costantemente degli aggiornamenti, che è una cosa assolutamente da applaudire per Hello Games, però non sono a cadenza fissa, quindi diciamo che in un certo senso ti cadono dal cielo gli aggiornamenti, non vengono annunciati con troppo anticipo rispetto magari a una programmazione che puoi fare su un canale, e di conseguenza poi viene male a me. Eccolo, aspetta, io qualcosa devo fare fuori. Ce la faccio col boltcaster ad eliminare questa testa di cazzo. Fuck you! Ok, ho preso l'obiettivo. Però sorge un dubbio. Che io ho dimenticato a montare un'arma che sia decente su questo multitool. Ignoriamolo e basta. Addio, babbeo. Inizio a pensare che non ho la minima idea di dove io stia andando. Questo è un vicolo cieco, quindi da qui non si prosegue. Mi sto addentrando in questo costante. Questo costante labirinto sottomarino, ma troverò mai l'uscita? Cozze sottomarine. Non mi interessano, quindi possono rimanere dove stanno. Forse ho trovato un'uscita. Cos'è? È la grande luce. Ah no, sono uscito. Ho trovato un'uscita realmente. Ah, oh, sono sopravvissuto. Ragazzi, questo è uno dei motivi per cui le caverne sotterranee sono i posti migliori dove iniziare, dove farmare materiali, anche perché qui siamo protetti dalle intemperie esterne. Spesso e volentieri si prendono materiali iniziali che sono utili, tipo il cobalto è utilissimo.
Sti bastardi stanno inquinando tutto. Allora, potrei continuare da quella parte. Vediamo se troviamo un'uscita. Se non la troviamo, torno qua e scavo una via di fuga verso l'alto. Devo fuggire, la merda mi sta uccidendo. Effettivamente non è che si va molto lontani da qui. Vedo creature viventi da quella parte, quindi possibilmente c'è un'uscita esterna. Non ti farei venire la genuina idea di esplodere proprio adesso. Fuck. Qui non c'è uscita. Sentinella è qui. È impossibile. Sono sott'acqua. Cosa mi dai, orrore di merda? Boltcaster supremo, potenziamento cannone. Tutte robe per le armi. Vabbè, prendiamolo, tanto lo spazio ce l'ho. Allora, sente, il boltcaster non è proprio l'arma che utilizzo, però. Ok, ti ho mandato 1 milione di dollari, adesso che ho questo, me li fa usare? No, immagino, perché non li ho installati, sono solo potenziamenti di cose che non ho. È giusto? Esatto. Sarebbe stato alquanto strambo. Però almeno adesso ho questa opzione in più. Dobbiamo trovare una cazzo di uscita, ragazzi. Il mare è bello e interessante, soprattutto idee. Tutti questi dedali sotterranei sono veramente intriganti, ma temo di essermi rotto il cazzo. Allora, facciamo il lavoro che avrebbe dovuto fare Madre Natura. Usciamo da questo buco di culo di posto. Adesso esiste un'uscita. Dov'è che ho posteggiato? Vediamo quanto mi sono allontanato dalla nave. No, 800 metri, mica tanto. Ragazzi, questo martellamento è il mio cane che si sta grattando. Proprio barba a tutto e a tutti. Lui si gratta per il suo piacere personale e fa bene, devo anche dire. Qualcuno è stato qui a quanto pare. Ah no, è un negozio, ottimo. Chi fa un negozio qua in mezzo al nulla? Toh, ti vendo questo. A me non serve.
Un occhio di cose che in realtà non dovrei tenere qui, però vabbè. Torniamo alla mia nave. Ah, interessante, ragazzi, guardate. Sono arrivato all'altro isolotto. Tutto passando sottoterra. Però io inizio a pensare che questo pianeta non abbia tantissimi animali terrestri. L'acqua è un po' così. Onestamente, se stiamo in superficie, l'animazione dell'acqua fa un po' cacare. Però dai, non ci possiamo lamentare troppo, considerando che è uno studio indie alla fine. Non mi lamento troppo della fisica del gioco. L'ho pure messo i meteoriti, sono contento. Sono anche stato bombardato da delle meteore. Guarda, io scoprirei anche le creature sottomarine, ma in sto pianeta ce ne sono veramente poche. Forse perché magari non ho esplorato approfonditamente, sono andato direttamente sottoterra, però. Mi è parso di vedere che sono poche. E poi quelle sottobacque le ho trovate tutte, c'è solo, e ce n'è una sola volante. Animali? Dove? Sentivo un rumore. Eccole. Cazzo vuoi, sentinella? Aggiungiamo la nave, visto che sto bruciando. Ok, andiamo al prossimo pianeta. Con la scusa, le batterie fotovoltaiche hanno caricato il dispositivo di partenza. Qua all'orizzonte vedevo, se non sbaglio, un pianeta con gli anelli. O era il pianeta precedente? Andiamo in quello là. Ah, sono curioso, vediamo questa FOB. Se è un fan di Metal Gear, deve aver fatto delle piattaforme in mezzo al mare. Anomalia letale verde. Piacente falliti, ho da fare. Non ho tempo per voi pirati maledetti. Ma quello è un nodo delle sentinelle. Salve.
Cosa? La creatura è incredibilmente orrenda. È la prima volta che, da quando hanno fatto l'aggiornamento, che trovo uno di questi. Mi sa che bisognerà sfondare i tre pilastri qui e ottenere quello che c'è dentro, ma questa partita non sono ben equipaggiato come armamenti. E mi ricordo che nella partita, diciamo, primaria, mi avevano quasi rotto il culo le sentinelle, con tutto che lì ho le cose avanzate. Au. Sta base è nata morta, è impressione mia. Oltretutto sembrerebbe non avere energia, che è successo qui? Beh, è ovvio. Probabilmente l'ha installato senza sapere che qui non c'era campo elettromagnetico. Posso dire, ragazzi, che questa base è caduta in rovina in qualche modo e il suo creatore l'ha abbandonata. Un bel tentativo, ma un tentativo fallito. E ancora niente coleotteri. Tagliamo la corda.
Una settimana per arrivare lì, interessante. Chissà, qualcuno l'ha fatto veramente di lasciare l'astronave in stand-by. Qua ci sono già stato. E vedere se effettivamente ci vuole una settimana per arrivare a destinazione. Pianeta metallico. Sale. Quello è pure sale. Sì, che sono creature strane. Precisamente un pianeta fatto d'acciaio. Ok, ragazzi, direi che abbiamo girato abbastanza questo sistema. Andiamo alla stazione spaziale e cerchiamo qualche pianeta che abbia coleotteri volanti perché ci servono.
Basta. No, poi viene il mal d'auto. Sti pianeti sono troppo vicini l'uno all'altro. Se fossero realmente così vicini, probabilmente l'attrito li porterebbe ad andare in pezzi, a distruggersi. Oh cazzo, stavo per morirci, guarda che sta base non funziona. Ma si è buggata. Andiamo bene. Non so se riesco a fare un atterraggio manuale qua dentro. E tutto perché devo capire qual è la... Penso che sia questo. Au. Au. Ah, forse è piena. Aspettare qualche imbecille esce, immagino. Ok, vediamo se mi fa entrare ora uno uscito. Ma raga, non riesco ad entrare. Ci saranno troppe navi dentro, forse. Va bene, facciamo così, ho un'idea. Torniamo qui. E cerchiamo fortuna in altri sistemi. Ehi, voi combattete al mio fianco.
Sì, non c'è di che. No, senti, pure sta missione del profondo no, nel senso di altre cose di cui occuparmi. Allora, vediamo un attimo. Pianeta Vivoi, andiamo su questo pianeta, magari lì c'è qualcosa che può tornarci utile. Ah, ce l'ho qua davanti. C'è una tempesta in corso, immagino, vero? Mi piace questa base. Onestamente l'azoto non mi serve. Già l'argento invece te lo posso accettare, lo mandiamo qui. Ti è schiantato qualcosa? Ah, di nuovo questa serra. Questo è un tipo di serra che io non ho mai utilizzato. Non so neanche. Non sono sicuro nemmeno se erano disponibili quando ho iniziato a costruire base e quant'altro. Forse è una cosa recente. Onestamente, ragazzi, ho un dubbio che non. Ho il dubbio che di non averle mai utilizzato, adoperato semplicemente per il fatto che non sapessi che potessi. Vabbè, il mio italiano sta facendo schifo in questo momento. Semplicemente per il fatto che non avevi idea di poter costruire, diciamo, questa tipologia di basi. Interessante, ora ho le verdure al vapore. E sento, non mi serve l'antimateria. Ragazzi, fa sempre così caldo da queste parti, per essere un pianeta vivaio mi pare un po' infernale. Merda, brucio. Ah! Mortacci vostri. Speriamo che questa tempesta svanisce presto. Au! Scusate, ragazzi. Ho sbattuto il gomito sul tavolo dove ho appoggiato il microfono.
Vado a fuoco. Questo pianeta sarebbe abbastanza facile completare l'obiettivo delle 10 creature da nutrire tutte vicine. Però questa tempesta è veramente una seccatura, spero che passi. Se è una tempesta, che spero che lo sia. Che se non lo è. Thank God. Dimmi che arrivi a livelli umani di temperatura. Thank God. Ok. Raccogliamo latte. Venite, mie creature, vi nutrirò. Chi vuole cibo? Bello, un po' di merda che non manca mai di stupire. Cacate, creature, cacate. Tieni, piccolo. Produci un po' di merda. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi servono altri volontari, ragazzi. Avete idea di dove posso trovare altri benefattori? Seguitemi, compagni animali. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, vieni qui. Qua devo fare una foto pure con 10 babbei. Bene, adesso prepariamoci alla raccolta delle feci. Mai missione fu più interessante che raccogliere le merde di animale. Per la scienza, ragazzi, per la scienza. Certo che voi fate delle cacche epiche.
Che bello dover raccogliere 50 pezzi di merda. Ho sempre sognato di fare un lavoro del genere. Ma grazie al nome Sky il mio sogno è diventato realtà. Seccatura vera è che non riesco a raggiungere la merda là sotto. Vuoi cacare, amico mio? Mangia e caga pure tu, produce ta merda che mi serve. For some reason. Oh no. Faccio raccogliere il letame se voi siete in mezzo ai piedi. Raccogliere letame è più difficile di quanto potessi immaginare. Ok ragazzi, io direi che per oggi stacco qui. Domani continuerò la raccolta della merda, magari cerco un modo migliore per raccoglierla. Fuck. Andare a fuoco non è esattamente l'idea migliore del mondo. Brucio, ah. Ah, qua c'è il kit di pronto soccorso, molto interessante. Comunque, chi ha costruito questa base l'ha progettata abbastanza bene. È ammirevole il lavoro che ha fatto qui. Va bene ragazzi, vi saluto da qui dentro. Alla prossima.